fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Vergine Santissima delle Grazie, e viva Maria, l'accogliamo con il canto. Oh Maria, quanto sei bella, sei la gioia e sei l'amore, hai capito questo cuore. Notte e giorno io penso a te, hai capito questo cuore. Notte e giorno, notte e giorno penso a te. E viva Maria, e viva Maria. Viva Maria.
colora, ti saluta, ti saluta il mio O Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Iniziamo la celebrazione eucaristica con il canto di ingresso. Creiamo un momento di silenzio e di preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Vorrei che in questo momento ci preparassimo a vivere insieme l'Eucarestia, facendo tutti, aiutandoci a fare silenzio. È il momento in cui Dio parla ai nostri cuori, parla ai cuori di ciascuno di noi. E in questo giorno solenne, dedicato alla Madonna delle Grazie, il Signore vuole parlare a noi, ai nostri cuori, anche e in modo particolare attraverso la parola del nostro Vescovo, Monsignor Claudio Maniago, che lo accogliamo con un caloroso applauso in questo giorno in cui celebra il suo anniversario di consacrazione episcopale. 19 anni fa veniva consacrato vescovo e oggi insieme a noi ringrazia il Signore e la Madonna per questo dono che ha ricevuto a servizio della Chiesa intera e in modo particolare a servizio della nostra Chiesa.
Approfitto all'inizio di questa Eucaristia di salutare tutte le autorità qui presenti, le autorità civili, militari, le forze dell'ordine, i sindaci come rappresentanti delle loro comunità. Un saluto lo rivolgo a tutte le associazioni di volontariato che in questi giorni di festa si stanno prodigando per la buona riuscita della festa. Saluto anche gli emigranti, quelli che si trovano in America, in Canada, in Australia, negli Stati Uniti. Alcuni di loro sono presenti a questa celebrazione eucaristica. Saluto tutti quanti voi pellegrini, fratelli e sorelle, saluto i sacerdoti, i seminaristi, i diaconi presenti. Vorrei, prima di dare la parola all'Eucaristia, vorrei che tutti quanti noi ricordassimo nella nostra preghiera una donna che in questo momento ha bisogno di tante preghiere. Lei che ha consolato tanti di noi, ha accolto tante lacrime, ha accolto tanti momenti di sofferenza. La ricordiamo in questa nostra preghiera, parlo di Suor Anna, che sta vivendo un momento faticoso nella sua vita. Carissimi, è davvero con tanta emozione che celebro questa Eucaristia per la prima volta qui l'8 settembre. Le feste più importanti che ci toccano da vicino amiamo farle con le persone care, con le persone che amiamo. E io sono contento oggi di celebrare anche questo mio anniversario insieme a voi sacerdoti, insieme a voi fratelli e sorelle tutti, perché siete la mia famiglia in questo momento e davvero con gioia io voglio celebrare e lodare il Signore con voi per questi 19 anni del mio ministero episcopale che continuano e continuano qui con voi, un cammino che facciamo insieme. E quindi vi ringrazio e vi chiedo come si fa in famiglia, vi chiedo di condividere alcune intenzioni del mio cuore che io vi propongo e vi chiedo di mettere insieme alle altre che avete nel cuore. Intanto vorrei che pregassimo per la pace, una pace che vinca le guerre che ci sono nel mondo, cominciare da quella che ci tocca più da vicino per certi aspetti qui in Europa. Preghiamo, non stanchiamoci, non dobbiamo abituarci alla guerra, dobbiamo pregare per la pace. Questa intenzione porto io nel cuore e vi chiedo di portare con me. Poi voglio chiedervi un'altra cosa. Abbiamo ricordato e ricordiamo Suor Anna, certo. Io vorrei oggi che insieme ricordassimo anche un'altra suora e la raccomandiamo al Signore, anzi oggi attraverso l'abbraccio di Maria vogliamo che sia condotta nel cuore del Padre. Si chiama Suor Maria ed è una suora uccisa in Mozambico, uccisa dai terroristi con un colpo di fucile in faccia. Uccisa dopo aver speso tutta la sua vita lì, una suora comboniana. Noi vogliamo pregare per lei, vogliamo pregare davvero perché il suo sangue, un sangue di martire si direbbe, possa davvero essere non gridare vendetta, ma invece invocare perdono, invocare pace, concordia, l'unica strada che possa aiutare qualunque popolo a ritrovare la via più giusta per tutto e per tutti. E poi un'ultima intenzione, vi chiedo di pregare perché siamo all'inizio di un nuovo anno pastorale, un nuovo anno cioè di cammino della nostra Chiesa, insieme alla Chiesa di tutta Italia, certo. Vorrei che voi pregaste con me perché più che un nuovo anno pastorale, sia un anno pastorale nuovo, rinnovato, soprattutto nel nostro entusiasmo di camminare insieme.
Con queste intenzioni e unendomi ai saluti che di Don Orazio, soprattutto per le autorità presenti, che ringrazio, una testimonianza importante in queste nostre celebrazioni, invito me stesso, tutti voi, a metterci davanti alla misericordia di Dio, che vuol dire il suo amore per noi, il suo abbraccio per noi. E ne abbiamo bisogno perché siamo peccatori, e una volta di più, confidando nell'intercessione di Maria Santissima, vogliamo chiedere perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Concedi, o Signore, ai tuoi servi il dono della grazia celeste, e poiché la maternità della Beata Vergine ha segnato l'inizio della salvezza, la festa della sua nascita accresca in noi la pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Betlemme di Efrata, così piccola per essere tra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio,
li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire, e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande, fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore mio Dio, osserva la luce dei miei occhi. Gioisco pienamente nel Signore. Io nella tua fedeltà ho confidato, esulterà il mio cuore nella tua salvezza. Canterò al Signore che mi ha beneficato. Gioisco pienamente. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamato li ha anche santificati. Quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio. Con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli,
Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom. Esrom generò Aram. Aram generò Aminadab. Aminadab generò Naasson. Naasson generò Salmon. Salmon generò Boaz da Rahab. Boaz generò Obed da Ruth. Obed generò Jesse. Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo. Roboamo generò Abia. Abia generò Asaf. Asaf generò Giosafat. Giosafat generò Joram. Joram generò Ozia. Ozia generò Joatam. Joatam generò Acaz. Acaz generò Ezechia. Ezechia generò Manasse. Manasse generò Amos. Amos generò Giosia. Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel. Salatiel generò Zorobabele. Zorobabele generò Abiud. Abiud generò Eliakim. Eliakim generò Azor. Azor generò Sadoc. Sadoc generò Achim. Achim generò Eliud. Eliud generò Eleazar. Eleazar generò Mattan. Mattan generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In tal modo, tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 14. Da Davide fino alla deportazione in Babilonia, 14. Dalla deportazione in Babilonia a Cristo, 14. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, senza che egli la conoscesse. Ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Hallelujah.
potrebbe sembrare strano che alla fine di un lungo elenco di nomi, per di più sconosciuti, stranieri, nomi che non ci sono consueti, si possa dire, come ha fatto il diacono poco fa, questa è parola del Signore. Che cosa ci vuol dire il Signore con questa lunga teoria di nomi, questa genealogia? È parola di Dio, carissimi fratelli e sorelle, ed è una parola illuminata, quindi carica di vita per noi, e dobbiamo coglierne tutta la pregnanza, tutta la fecondità, perché questa parola deve entrare nel nostro cuore e deve portare frutti per la nostra vita personale, frutti per le nostre comunità, frutti per quei luoghi che noi abitiamo, dove noi siamo chiamati a essere presenti e testimoni. Che cosa ci dice questa genealogia? Innanzitutto che Dio è paziente e costruisce il suo progetto con grande attenzione, come un grande ingegnere, si direbbe. L'Evangelista sottolinea accuratamente come in queste genealogie non c'è casualità, ma c'è Dio che ordina tutto. Le generazioni sono 14 fino a Davide, sono altre 14, dietro c'è il grande architetto, è Dio, che costruisce una storia che ha come scopo, come culmine, l'avete sentito, l'ultima parola di questo brano di Vangelo proclamato, Gesù Cristo. Sì, è tutta una grande storia che porta a Lui, a Gesù, che, come abbiamo ascoltato, ed è utile ascoltare questo brano di Vangelo anche al di fuori del contesto natalizio, Gesù è davvero Dio in mezzo a noi, l'Emmanuele, Dio che si è fatto carne, Dio che è entrato nella storia, la storia, la nostra storia, Dio che, se qualora noi lo pensassimo lontano, si è invece fatto vicino, anzi così vicino da camminare a fianco a noi come un fratello, così vicino da farsi carico di noi con tutte le nostre aspirazioni, i nostri desideri e sogni, e anche con tutte le nostre fatiche, le nostre sofferenze e i nostri peccati, così vicino a noi. Una grande storia, allora, è nascosta in qualche modo, è celata come in uno scrigno in questa sequenza di nomi strani. Dietro c'è Dio, un Dio che nella sua grande misericordia, nel suo amore verso di noi, un amore vero, cioè che vuole la nostra salvezza, Gesù vuol dire Dio ci salva, vuole la nostra salvezza, vuole cioè che noi stiamo bene, che la nostra vita sia bella, che la nostra convivenza sia bella, che l'umanità viva bene. Dio questo desidera nel suo cuore, è questa la sua passione. Dietro a questa teoria di nomi c'è questo disegno grande che Dio costruisce con pazienza, perché dietro ad ogni nome ci sono storie, probabilmente anche storie non edificanti, probabilmente ci sono le storie un po' cariche e ferite dal peccato degli uomini, ci sono storie anche faticose, certamente. Ed è questo il secondo aspetto. La storia in cui Dio fa crescere questo suo disegno è la nostra storia, la storia in cui ci siamo tutti noi. Quei nomi così strani e così sconosciuti in fondo dicono che in questa storia ci siamo proprio tutti, e Dio continua a tessere questa storia. Lo fa adesso attraverso la presenza di Cristo suo Figlio, con l'azione potente dello Spirito e per l'intercessione di tanti santi, fratelli e sorelle che aiutano il cammino del popolo di Dio, in primo luogo Maria, lei, regina della grazia, cioè di questo flusso di vita che in fondo fa crescere questa storia.
Ecco allora, accanto a quei nomi possiamo mettere i nostri, che forse saranno sconosciuti ai più, ma non a Dio, perché Dio ci conosce uno per uno, conosce il nostro nome, conosce cioè la nostra storia, sa bene chi siamo, sa bene la ricchezza della nostra vita, perché l'ha pensata Lui, sa bene la ricchezza dei nostri talenti, perché ce li ha dati Lui, sa bene anche la nostra povertà, sa bene anche la fragilità, anche il nostro peccato. Dio conosce la nostra storia, per questo ci è vicino e ci aiuta, per questo ci dona tutto se stesso, perché noi possiamo in questa vita trovare la via della salvezza. Ecco allora l'altro messaggio importante in questa sequenza di nomi: ci siamo tutti in questa storia, nessuno è spettatore, tutti protagonisti, nessuno spettatore, nessuno che possa dire ma questo riguarda gli altri, ma qui Dio parla agli altri, ma Dio ha fatto questo per gli altri. No, Dio lo ha fatto per me, anzi è possibile, carissimi fratelli e sorelle, dire in verità che se Dio ha fatto questo grande disegno che culmina in Gesù Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo in mezzo a noi, che ha dato la sua vita per noi e continuamente si offre, soprattutto nella celebrazione dell'Eucarestia, tutto questo Dio l'ha fatto per me. Possiamo dirlo senza timore di essere egoisti, perché è verità. Dio l'ha fatto per me, l'ha fatto per te, l'ha fatto per te. Dio ha fatto tutto questo per te, perché gli sei prezioso, perché la tua vita è preziosa, perché è nata la tua vita dall'amore di Dio e nell'amore di Dio deve tornare. Ecco allora già il messaggio che questa giornata riempie di gioia il nostro cuore, quasi di commozione, stupiti di fronte a un Dio che non si stanca mai di noi e continua pazientemente a costruire una storia di salvezza, pazientemente, senza stancarsi. Ed è forse questo che Maria, sotto il cui manto davvero oggi ci vogliamo raccogliere tutti quanti, lei, ecco, lei alla quale noi portiamo tutte le nostre ansie, è lei il rifugio per noi peccatori, non perché lei sia il perdono dei nostri peccati, ma lei ci porta alla fonte del perdono, non perché lei sia la pace nella nostra vita, ma perché lei ci conduce sicuramente alla pace. Non perché lei sia la luce del nostro cammino, ma perché lei, come una stella, riflette e ci illumina col cammino del suo Figlio Gesù, Lui che è la luce per noi. Abbiamo bisogno di Maria. Ne abbiamo bisogno perché è un dono che Dio ci ha fatto, un dono che ha fatto al suo popolo in cammino. Non è un caso che anche questo nostro santuario, così caro, sia un luogo di arrivo, un luogo dove non si sta, un luogo dove si arriva, questa settimana è stata una sequenza, mi è stato detto, di comunità che sono venute a pregare in questo santuario, fino alla giornata di oggi, in cui si è visto gente in cammino per arrivare al santuario. Sì, è vero, perché Maria ci è stata donata come accompagnamento del nostro cammino. E non è un caso, non è un caso che abbiamo introdotto la celebrazione anche con questa piccola processione. A dire che Maria è in mezzo a noi, certo, Maria accompagna il nostro cammino, quello che abbiamo fatto noi presbiteri, le autorità, a nome di tutti. Potevamo tutti stare dietro a Maria, intorno a Maria, perché lei cammina con noi, come una buona madre, come Maria ha accompagnato il cammino del suo Figlio tutta la sua vita, in modo discreto ma puntuale,
lo sappiamo perché il Vangelo in questo è estremamente chiaro. Maria c'è sempre stata, quasi impercettibile ma presente, fino là, fino sotto la croce. E se ci fossero dubbi, anche là, nel cenacolo, il giorno di Pentecoste. E da lì, per cominciare il cammino che Dio ha chiesto al suo popolo, il cammino che ha chiesto alla sua Chiesa. Ecco allora perché è bello per noi ritrovarci. Ci sentiamo ristorati quando ci avviciniamo a un santuario come questo, ristorati perché sentiamo di essere accolti. C'è qualcuno, come in una casa quando ti apre normalmente, quando siamo anche bambini, questo è ancora più bello, ti apre la mamma, ti apre colei che è pronta a rimetterti subito in ordine, pronta ad accoglierti se per caso sei stanco, se per caso sei addolorato, arrabbiato, pronta anche a rimetterti in riga se per caso ti sei distratto un po', pronta, lei c'è. E questa per noi è una grande garanzia e un grande dono. Per questo è bello essere qui oggi, anche come comunità diocesana, che mi sento insieme ai presbiteri, certo, e a tanti di voi di rappresentare. È davvero la comunità della nostra diocesi che, a cominciare dopo i mesi più intensi estivi, in questo settembre che fa un po' da cerniera fra l'estate e l'inizio delle nuove attività, è bello essere qui perché vogliamo dire con forza che vogliamo riprendere il cammino. Sì, lo vogliamo dire prima di tutto a noi stessi, in modo non stanco, ma riprendere con entusiasmo, direi. Un entusiasmo non superficiale, un entusiasmo consapevole delle difficoltà e delle fatiche che ci aspetteranno, ma l'entusiasmo di chi sa di non essere solo e di essere in questo cammino di popolo accompagnato da lei, da Maria. Siamo qui per questo, perché lei deve ravvivare e custodire il nostro entusiasmo. Anzi, deve insegnarci ad essere uomini e donne che, seguendo il Signore, non possono che vivere la vita appassionatamente, con passione. Noi cristiani non possiamo essere superficiali, non possiamo essere tiepidi, ma dobbiamo essere appassionati. Dove passione vuol dire amore, vuol dire quindi credere in quello che si fa, dove passione vuol dire essere anche disposti a stringere i denti, non voglio usare la parola soffrire, ma stringere i denti, perché quando si cammina c'è il momento dell'entusiasmo e della gioia, c'è il momento della fatica, c'è il momento in cui bisogna stringere i denti. E questo succede nella vita della comunità cristiana, nella vita di ciascuno di noi. Ecco perché siamo qui a dire a Maria di pregare per noi, lei la grande madre per noi, pregare perché non venga mai meno questa passione nel nostro cuore, che ci renderebbe non discepoli del Signore, ma uomini e donne umanamente sterili, sterili di quella gioia di vivere che è propria di chi sa di camminare e camminare sulla via giusta. Quest'anno, come Chiesa italiana, dovremmo fare una seconda tappa di quel cammino sinodale di cui abbiamo sentito tanto parlare e che, diciamo ancora una volta, non è una nuova iniziativa pastorale, giusto per vedere come interpretare questo nuovo anno. Cammino sinodale vuol dire riscoprire, questo ci chiede Papa Francesco, una dimensione importante, anzi fondamentale dell'essere Chiesa, cioè sentirsi popolo che cammina insieme, un popolo che cammina insieme. E se ci rendiamo conto sempre di più di questo, allora comprenderemo in un'ottica completamente nuova il nostro appartenere alla Chiesa, anzi il nostro essere Chiesa, perché nel popolo di Dio in cammino
un popolo che cammina tutto insieme, tutti hanno il loro ruolo, tutti hanno il loro posto, tutti hanno la propria responsabilità, tutti, nessuno escluso. È il battesimo che ci dà questa responsabilità, è il battesimo che ci chiede di viverla, questa responsabilità. Quest'anno faremo un secondo anno in questo cammino di approfondimento del nostro essere Chiesa, popolo in cammino insieme, con una espressione un po' particolare: apriremo dei cantieri. Cantiere vuol dire un luogo dove si lavora? Ebbene, vorremmo lavorare nelle nostre comunità, vorremmo impegnarci, perché quanto abbiamo assaporato l'anno scorso diventi ancora per noi ancora di più stile di vita ecclesiale. Non sarà facile, perché dovremo vincere tanto scetticismo che abbiamo dentro di noi, tanto anche la tentazione di pensare tanto non serve a niente, tutte espressioni che sono come un virus letale dentro il nostro cuore, a cominciare da noi preti, ad ogni fedele uomo e donna che sia. Ecco, dobbiamo davvero allora invece riprendere il cammino questo secondo anno con quell'entusiasmo e quella passione che solo Maria può ravvivare in noi e custodire. Per questo siamo qui e per questo con lei celebriamo l'Eucaristia, che è la sorgente di ogni entusiasmo e di ogni passione, perché l'Eucaristia è proprio il dono della passione di Gesù, che è amore sconfinato, ma anche disponibilità per questo al sacrificio supremo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, nel giorno in cui celebriamo la Natività della Beata Vergine Maria, eleviamo la nostra preghiera al Padre, perché ci doni la grazia della sua luce che illumina e la forza di perseverare nella scelta di fede che abbiamo compiuto. Preghiamo insieme e diciamo: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, ascoltaci. Per la Chiesa.
sparsa nel mondo. Impari da Maria ad essere sempre umile discepola e coraggiosa messaggera del Vangelo, della vita per tutti, preghiamo. Madre buona, ascoltaci. Per il nostro Vescovo Claudio, che rende grazie a Dio per il dono dell'Episcopato, perché il Signore lo ricolmi di gioia e consolazione e la Vergine Madre lo accompagni sempre con la sua materna protezione, preghiamo. Per i popoli dilaniati dalla guerra e dal terrorismo, sotto lo sguardo di Maria, fortezza degli oppressi, la comunità internazionale promuova trattative finalizzate alla pace, preghiamo. Padre buono, ascoltaci. Per i governanti e i responsabili del bene pubblico, sorretti dalla protezione di Maria, sappiano in questo tempo di profonda crisi trovare le strade giuste e fare le scelte idonee, preghiamo. Padre buono, ascoltaci. Per le nuove generazioni, come Maria, si preparino ad affrontare con fede e impegno la costruzione del futuro della Chiesa e della società, preghiamo. Padre buono, ascoltaci. Per la nostra comunità diocesana, si lascia accompagnare dalla presenza materna di Maria, con spirito di preghiera, di sobrietà e di condivisione, preghiamo. Padre buono, ascoltaci. O Dio nostro Padre, accogli la preghiera che innalziamo a Te uniti in un sol cuore con Maria, nostra Madre, e degnati di esaudirci per Cristo nostro Signore. Amen. Signore, benedetto il tuo.
e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceve dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome e di tutta la sua santa Chiesa. Ci soccorra, o Signore, l'umanità del tuo Figlio unigenito, che nascendo dalla Vergine non diminuì ma consacrò l'integrità della Madre, perché liberandoci dalle nostre colpe ti renda gradita la nostra offerta. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella natività della Beata Sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti adorano. Le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua
Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio che presiede questa Eucaristia, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza, la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Per ricevere la Santa Comunione rimaniamo ai nostri posti, saremo noi sacerdoti a scorrere in mezzo a voi. I volontari accompagneranno i sacerdoti. Vi ricordo
che la comunione è preferibile riceverla sulle mani ed è obbligatorio assumerla davanti al sacerdote. Se c'è qualche celiaco, può farsi avanti qui vicino all'altare. Thank you.
Thank you.
Preghiamo. Esulti, o Signore, la tua Chiesa, che hai nutrito di questi santi misteri nella gioiosa celebrazione della nascita della Beata Vergine Maria, speranza e aurora di salvezza per il mondo intero, per Cristo nostro Signore. Amen. Benvenuti, benvenuti a Torre di Ruggero, in questo luogo santo, in questo luogo sacro, in questo santuario dedicato alla Vergine Santissima delle Grazie, dove ogni anno, in questi giorni, di questi periodi, tutti voi fedeli vi recate da ogni parte della Calabria e non solo, in questo luogo prescelto dalla Vergine Santissima per portare i vostri saluti, le vostre preghiere, i vostri desideri, le vostre gioie, ma anche i vostri dolori. Ed è emozionante vedere come questo si ripete negli anni, nei secoli, in maniera costante. Questo ovviamente è un mio avviso, questo è un segno che la Vergine Santissima ha dato a questo paese, cioè fare di questo luogo il luogo prescelto dove noi tutti quanti veniamo a venerarla. Quindi saluto tutte le autorità civili e militari presenti, l'Arma dei Carabinieri, saluto i colleghi sindaci e amministratori che ogni anno vogliono essere presenti, anche noi, anche loro, per pregare con i desideri di fare solo cose buone per le nostre comunità che noi rappresentiamo. Ringrazio la missione comunale di Torre di Ruggero per tutto il lavoro che fa giornalmente in silenzio e quindi che io mi onoro di guidare. Don Orazio, rettore del santuario, insieme al consiglio di amministrazione del santuario e a tutti i sacerdoti qua presenti che oggi sono stati con noi a celebrare messa. Un altro saluto e ringraziamento lo voglio fare alle associazioni di volontariato che in questi 4 giorni si danno davvero da fare finché questa festa possa poi scorrere in maniera lineare. E un saluto e un ringraziamento lo faccio alle suore del santuario, a Suor Maria e a Suor Anna. So che non sono qui presenti, ma sicuramente sono presenti con il cuore e con la testa. Li ringrazio per tutto quello che hanno fatto per questa comunità, per questo santuario e per quello che faranno ancora, io sono sicuro di questo.
E ovviamente un ringraziamento particolare, un saluto particolare a Sua Eccellenza Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Catanzaro Squillace, Monsignor Claudio Amaniago. La ringrazio prima di tutto della giornata di, per le belle parole che ha detto prima e per la giornata che ha condiviso insieme a tutti noi, giornata di fratellanza, di comunione, di pace. Quindi questa lo ringrazio davvero a nome di tutti, di cuore, con l'augurio di un buon cammino con tutto il popolo dei fedeli della diocesi di Catanzaro Squillace e con la consapevolezza, per quelle poche volte che ci siamo incontrati, che farà davvero del bene. Poi a voi cittadini torresi e fedeli tutti, vi auguro una buona festa della Madonna delle Grazie, che sia una festa ricca di pace, prima di tutto, di amore, di fratellanza, di condivisione, e che la Madonna delle Grazie davvero protegga tutti noi sotto il suo manto celeste. Buona festa a tutti. Tesoro dei Torresi, Vergine Santissima delle Grazie, tu in questi tempi di poca fede e di impietà trionfante hai voluto rinnovare il tuo seggio di regina e di madre, dov'eri con singolar culto da remotissimi tempi venerata. Eri edificato il tuo tempio sopra gli antichi ruderi con la ricompensa della fonte prodigiosa, dimostrando così la tua particolare protezione per i tuoi diletti figli di Torre di Ruggero e per tutti quelli che con viva fede vengono qui a venerarti. Tu, come madre amorosissima, con le tue acque salutari, spargi dappertutto i tesori delle tue celesti misericordie. Deo Maria, da questo luogo da te prescelto, rivolgi anche su di me gli occhi tuoi benigni e abbi pietà di me che ho tanto bisogno del tuo soccorso. Mostrati anche a me come a tanti tuoi devoti ti sei dimostrata vera madre di misericordia. Impetrami dal Divin Figlio la grazia che ti domando, mentre con tutto il cuore ti saluto e ti invoco. Madre mia tenerissima, sovrana tesoriera e dispensatrice di tutte le grazie. Amen. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. In generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta il mio Salvatore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel principio
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinate il capo per la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre in ogni luogo per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Natività di Maria, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Evviva Maria! Evviva Maria! Evviva Maria! Maria, quanto sei bella, sei la gioia e sei l'amore, hai la vita e son cuore, notte e giorno penso a te, ma hai la vita questo cuore. Dio.
Monica. Passate, signora, passate. Ah, sì, siamo sì. Passate le cose. Dietro di me, sì. Vai. Dietro di me. Dietro di me, zio. Viva Maria!